vengono rispettate da tutti, i negozi hanno degli orari di apertura e di chiusura, nei giardini si va a passeggiare con il cane e coi bimbi, non a pisciare o cagare, scusatemi la volgarità. Gli agenti di polizia locale, i vigili urbani, oltre che a fare le multe a Piacenza, potrebbero fare due passi anche fuori dal centro, in uno di quelli che era uno dei quartieri più belli della città. E qualche telecamera non costa dei milioni di euro. Quindi io chiederò al sindaco che, al di là dei mali del mondo, eccetera, eccetera, A, un po' di controllo, B, far rispettare le regole che rispettano anche tutti gli altri, C, l'integrazione è possibile quando numericamente coloro che si integrano sono una minoranza, perché io ricordo che Chinatown a Milano, quando la presenza cinese era ridotta e regolare, era un bellissimo quartiere, perché anche bello una cultura diversa, una cucina diversa. Quando l'immigrazione diventa maggioranza e impone le sue regole, lì non c'è integrazione, lì c'è l'anarchia, lì c'è il casino. Quindi il controllo dell'immigrazione, non siamo contro l'immigrazione, siamo contro l'immigrazione irregolare e incontrollata, perché poi ci sono migliaia di immigrati che fanno bene il loro lavoro, che pagano le tasse, che hanno la casa popolare, che mandano i figli a scuola. Non è il problema dei bianchi contro i neri, è il problema delle persone per bene e delle persone per male. Quindi secondo me qua non occorre la rivoluzione, qua se uno inizia a fare, se il comune inizia a fare quelle tre o quattro cose che ad oggi può fare senza spendere troppi soldi, i bambini vanno ai giardini e le signore escono di casa anche la sera, appunto. Quindi io vi ringrazio e vi devo dire che mi spiace che ci sia qualcuno che non apprezza il confronto, perché essere qua da parte nostra non è un diritto, è un dovere, perché ci pagano per andare non solo nel centro storico a stringere le mani, ma anche laddove ci sono dei problemi a Modena, a Parma, a Reggio, a Piacenza. Mi spiace di doverlo fare da qualche giorno a questa parte, accompagnato da 20, 30, 40 carabinieri, perché ci sono dei cretini che, avendo delle idee che valgono poco, usano il carro. Una marea di gente che sta ritrovando passione, voglia di impegnarsi, voglia di fare qualcosa nei quartieri. Quindi io vi chiedo in questi 10 giorni di parlare con 10 persone, perché pochi sanno che domenica 23 novembre si vota e guarda caso i telegiornali non ne parlano. Quindi facciamo presente a Piacenza che c'è una possibilità di cambiare, e chi rimane a casa poi però non venga a dire no, però qui è là. Io adesso ho appena incontrato delle rappresentanze degli agricoltori della provincia di Piacenza, che stanno perdendo milioni di euro di fatturato per colpa delle sanzioni contro la Russia, e il grana padano e le conserve di pomodoro. E su questo noi ci siamo impegnati. Io ho incontrato Putin, la regione Lombardia e la regione Veneto che governiamo hanno già approvato dei documenti contro le sanzioni economiche. Noi stiamo cercando di mettere in contatto gli imprenditori lombardi e veneti direttamente con le autorità russe per superare l'embargo. Se avessimo questa possibilità di amministrare anche l'Emilia, magari potremmo dare una mano a qualche agricoltore, imprenditore che ha i prodotti che stanno marcendo in magazzino e che non può più esportarli. Quindi